Dopo l'attacco del presidente turco Erdogan, continuano le proteste in tutto il mondo islamico contro il presidente Macron. Seguiamo la corrispondente Carmela Giglio. Macron terrorista, scandiscono come un mantra i dipendenti pubblici mobilitati qui a Istanbul e in altre 80 città sparse in tutto il paese da una confederazione sindacale vicinissima al partito di governo. L'Islam viene calpestato e non potevamo restarcene in silenzio, ma non è solo una questione di fede, la democrazia è una menzogna se alla base c'è il razzismo. Il fuoco appiccato in Turchia è diventato un incendio che si va propagando in tutto il mondo arabo e musulmano. Sono almeno 40.000 questi manifestanti in marcia nelle strade di Dhaka, in Bangladesh. Rilanciano l'invettiva di Erdogan contro Macron malato di mente. La stessa corrente di rabbia e di risentimento contro Parigi che accende l'Iraq e la Siria. L'altra faccia delle proteste sono gli scaffali di negozi e supermercati che si vanno svuotando dei prodotti francesi, dal Qatar al Kuwait alla Giordania. A Parigi, finita nel mirino di Erdogan, hanno espresso piena solidarietà ai partner dell'Unione. Gli attacchi contro Macron sono inaccettabili, insiste Bruxelles, che mette in guardia Ankara. Gli appelli a boicottare i beni francesi finiranno con l'allontanarla ancora di più dall'Europa. Il paragone con la Shoah è una vera e propria bestemmia, sia dal punto di vista storico sia sostanziale.